Chiaro? Comunque, prima di arrivare a cose così complicate, no complicate, questo è semplice, però non è, diciamo, viene dopo, stiamo anticipando mettendo il carro davanti ai buoi. Andiamo a fare una cosa molto più semplice. Quello che io voglio fare è lo studio di un grafico di un polinomio di grado qualunque. Però cominciamo con un grado 3. Per esempio, prendiamo questo polinomio qua, x cubo più 4x più 1. Allora, f di x. Allora, voglio studiare il grafico di questo polinomio. In particolare voglio sapere se questo polinomio quanti zeri ha, più o meno dove stanno. Poi voglio sapere quanti massimi e minimi ci stanno e così via. Allora, intanto gli zeri uno potrebbe dire, ma questo è di grado 3, uguagliamo a 0, se sta l'equazione di grado 3, risolviamo, facciamo. Wow. Domani sarà, questo sarà ancora qua. Perché? Perché innanzitutto diciamo le radici, non mi sembra che ci siano delle radici razionali evidenti. Invece c'è un modo molto più semplice di processi. Cominciamo a fare la derivata. No, 3x quadro meno 4 è facile, facile. Facciamo il grafico di f'. Allora, è una parabola, il vertice di questa parabola sta a meno 4, facciamo un po' più in basso, e poi se questo è 1 e meno 1, la parabola passa per, diciamo, si annulla in più o meno, questo è più radice di 4 terzi. Ma c'è il trucco per sapere dove sta la vertice. Qua non c'è nessun trucco perché, diciamo, siccome non ci sta la x, il vertice sta in x uguale a 0. X quadro, 3 ti modifica solo la vettura, è un po' più stretta, e meno 4 è scesa sotto, quindi allora, se mi venite fuori con tutte le formule del liceo, del quinto liceo scientifico, per trovare il vertice, per trovare il fuoco, per trovare il coso, vi prendo il libro e ve lo caccio appresso. Perché non sono formule assolutamente inutili. L'avete? Allora, quanti hanno fatto lo scientifico? Bel numero, diciamo una ventina abbondante, anche quasi 30. Adesso qualcuno mi dica a memoria la formula per trovare del fuoco della parabola. Allora, se non te la ricordi, se non te la ricordi, tu hai due possibilità: o sai dove sta e hai possibilità di andare a vedere dove sta, cioè di prendere, di poter consultare il testo dove sta scritto, piuttosto ti serve eventualmente poterla ricostruire. Il vertice è facile da ricostruire perché è sempre il solito discorso: se io ho ax quadro più bx più c, allora questo chi è? È a per facciamo x più b su 2a al quadrato più c meno b quadro meno b quadro su 4a. Prova ax x quadro, il doppio prodotto è x per b su a, per a fa b,
Poi qua il quadrato di questo fa b quadro su 4 quadro, beh, fa b quadro su 4 a. Quando avete, l'avete scritta così, questo è un quadrato e questa è una costante. Dove vuoi che sia il minimo di questo quadrato? Per x uguale meno b su 2a. Perché meno di 0, questo quadrato, supponiamo che a sia positivo, se no invece di minimo dobbiamo parlare di massimo. Dove vuoi che sia il minimo di questo quadrato? Quando fa 0. Quindi per x uguale meno b su 2a. Ah, ci vai a sostituire, quando diviene la y diviene c meno, meno b quadro su 4a. Dice, ma adesso me la ricordo. Dopo che l'ho scritto. Cioè, qua la so ricavata, cioè non ho bisogno di ricordarmela, ci metto 2 secondi a ricavarmi. Beh, il vertice. Per quanto riguarda il fuoco, è un po' più complicato, però anche lì, come è definita geometricamente la parabola? Il luogo dei punti equidistanti tra la ditta dice il fuoco. Quindi intanto sapete che quella ha l'asse verticale, quindi la direttrice orizzontale, il fuoco sta qua sopra, sta il vertice, dovete scendere di un dot e salire di un dot. Poi impostate il fatto che la distanza sia la stessa e fate 2 punti per la ricavata. Non è che. Cioè, è un attimo più lungo, ma poi ci ritorniamo su questo fatto della parabola. Facciamo prima questo esercizio. Dopo ritorniamo sulla parabola a vedere un po'. Anzi, visto che ci troviamo, facciamo applicazioni pratiche della parabola. Applicazioni pratiche, a che serve la parabola? Eh? Non ci vedi. Allora, questa proprietà della parabola a che serve? Se dei raggi arrivano da qua, e si riflettono sulla parabola, si concentrano tutti nel fuoco. Applicazioni pratiche. Il faro della macchina è una parabola fatta ruotare, paraboloide. Allora voi qua ci mettete la lampadina della macchina, diciamo, poi a seconda della lampadina si ottengono vari risultati. Poi qui ci sono, insomma, quello dei fari abbaglianti, e quindi quello vi fa un fascio di luce che teoricamente dovrebbe essere parallelo, diciamo, davanti al faro. In realtà è fatto in maniera tale che si allarghi di un pochino, ma di quanto basta per vedere la strada. Quindi è più o meno un paraboloide quello lì, cioè una rotazione della parabola troppo grassa. E questo è uno. Due, che ci aveva fatto Archimede con lo specchio stool, il che significa che Archimede scemo non era, perché se io devo fare un bello specchio qua che deve andare a incendiare la nave la voglio incendiare quando sta sotto costa, che ormai sono già scesi e mi è già hanno invaso, no, la voglio incendiare quando minimo dalla costa qua ci sta dell'ordine di 1 chilometro, 500 metri, insomma. Prima che arriva a costa. Allora, se io devo fare una parabola che qua normalmente c'è qualche specchio che sarà di qualche metro e voglio incendiare la nave a 500 metri, il fuoco deve essere calibrato bene. Quindi la mia parabola, il mio specchio con una superficie a paraboloide, lo devo fare molto, diciamo, con una curvatura ben prefissata per avere questo risultato, se no, diciamo, i raggi non si concentrano, uno arriva nel fuoco un po' prima, un altro un po' dopo, se va, e quindi, diciamo, non si stringe bene e la lama non si incendia. E quindi terza applicazione, allora, la parabola al giorno d'oggi ha un significato ben preciso, sta parola, quella satellitare. Quando ero piccolo io le parabole erano quelle del Vangelo, insomma. Adesso
sono quelle satellitari. Adesso, allora, prendete una parabola, fatela ruotare e avete un paraboloide. Poi tagliate qui sotto una parabola e avete lo stesso, per lo stesso principio applicato, appunto, quella da, se i raggi vengono paralleli e sostanzialmente, attenzione, se il satellite sta, a quanti chilometri sta il satellite? 36.500, cioè sta in orbita? Geostazionale, deve stare per forza in orbita geostazionale, non può stare in un'altra orbita, altrimenti voi puntate là e quello poi il satellite si sposta. I satelliti che stanno bassi si spostano molto velocemente, certe volte, in certe rare occasioni si riesce pure a vederli quando passano, se passano di notte e passano con un angolo che riflette una luce solare si vede un puntino che fa. I satelliti che stanno a 100-200 km di altezza, insomma quelli che stanno bassi, diciamo. Quelli si fanno, ovviamente, essendo molto più bassi, per poter rimanere in orbita devo fare il giro della Terra molto più velocemente. Invece, per stare in orbita geostazionale, cioè avere fare una rotazione attorno alla Terra esattamente in un giorno, stanno tutti quanti alla stessa altezza e stanno in genere stanno tutti sulla fascia equatoriale. Quindi voi avete la Terra 6.000 km di raggio, poi avete questo che sta a 36.500 km, quindi questi qua fanno un giro esattamente sincronizzato col giro della Terra. Vabbè, questa distanza deve essere 6 volte tanto, e quindi anche dall'altra parte dovrebbe essere 6 volte tanto. E stanno tutti intorno all'equatore. Se io tagliassi con questo piano, taglierei lungo l'equatore. Ne deriva che se io sto qua sopra e guardo a questo satellite qui, siccome giriamo in sincrono, io guardo qui e lo vedo sempre nella stessa posizione. Questo è il motivo, perché sennò dovessi stare spostando la parabola presso il satellite, no? Non è che è tanto comodo. Però, attenzione che non è finito. La parabola che avete sul balcone di casa vostra o anche sul tetto di casa vostra non è questa. Non è questo pezzo di paraboloide. La parabola che avete sul balcone o sul tetto di casa vostra sta tagliata così. Cioè il pezzo di paraboloide non sta messo qua, non viene ritagliato qua sotto, sta ritagliato un po'. Tanto in realtà, siccome tutti i punti della superficie riflettono i raggi in maniera tale che vanno tutti quanti verso il fuoco, diciamo l'effetto è lo stesso. Qual è il vantaggio? Perché le parabole tagliate in questo modo si chiamano offset. Allora, tu stai qua, Italia, 41 gradi nord, il satellite sta qua, sull'orizzonte tuo, tu a che angolo lo vedi? Se ti fai i conti lo vedi intorno ai 40 gradi di altezza. Allora, se il satellite sta a 40 gradi di altezza, se il mio paraboloide avesse l'asse lungo la direzione che congiunge al satellite, allora la mia parabola qui dovrebbe essere molto coricata. Se quelle sono 40, queste sono 50 gradi, dovrebbe essere girata 50 gradi così. Invece le parabole che vedete sul balcone, cioè questo è il balcone, oppure le parabole sono messe molto più verticali, non sono messe tanto coricate, sono molto più verticali. È chiaro? E perché si fa questo? Perché la parabola viene tagliata, il paraboloide viene tagliato un pezzo di superficie del paraboloide secondo questa tecnica. Ma secondo te, io proprio la parabola mia sta sul balcone, secondo te è più comodo avere una parabola messa in verticale o più comodo avere una padella messa quasi orizzontale? Veramente averla messa obliqua a 40 gradi è la cosa più scomoda che c'è, perché o è coricata proprio, o è verticale.
Se io la devo un po', la devo orientare, è molto più comoda quando sta abbastanza verticale, la giro un po'. E l'ingombro qua sopra è di me. Perché l'ingombro tu lo, diciamo, lo valuti sulla proiezione verticale. E questo è un altro fatto. Aspettate, non è finito. È capitato proprio a me. In, se andate in Russia, la Russia sta, diciamo, almeno Mosca o San Pietroburgo stanno, San Pietroburgo sta intorno ai 60 gradi, quindi che succede? Che le parabole stanno messe praticamente verticali così, cioè avete ancora 20 gradi di... Allora, diciamo, questa cosa qui, 60 gradi significa che il satellite viene a 30 gradi, quindi c'è una cosa così. Allora, qui di fronte c'era un palazzo. La parabola sembrava guardare in faccia al palazzo. E quindi è capitato a un professore di matematica come a me, insomma, anzi uno anche meglio di me. Dice, ma come può essere? Quella, la parabola guarda in faccia al palazzo, come fanno i raggi attraverso i palazzi? Cioè non c'è un minimo disturbo? In verità quella sembrava guardare il palazzo, ma i raggi vengono da 30 gradi, quindi i raggi venivano da sopra la sommità del palazzo, quindi non c'era nessun impedimento in realtà, non c'era fastidio. E quindi questo è un altro fenomeno. Ultimo, qua le parabole le uso ogni tanto perché ci sta, per voi fate delle comunicazioni, poi anzi ci stanno ancora due o tre cose sulle parabole satellitari. Allora, voi avete la vostra parabola, sta messa sul vostro balcone con palo. Il sostegno che regge la parabola. Adesso, voi sapete, il satellite sta qua, tutti i raggi del satellite vengono concentrati nel fuoco. La parabola è proprio un riflettore, no? Serve a concentrare le onde elettromagnetiche che vengono dal satellite nel fuoco. E quindi guadagnare segnale, perché siccome il satellite è lontano, il satellite irradia su una certa zona, quella potenza di segnale del satellite si dispersa su tutta la zona. Immaginate se su una satellite che potenza poi? Da dove la prende l'energia del satellite? C'è qualche pannello fotovoltaico la via dal sole. Mo quanti metri quadri di pannello fotovoltaico può tenere? Mettiamo una decina di metri quadri, ordine di grandezza. E quanto può diciamo avere? Qualche chilo? Più di tanto non può tenere. Allora, se irradia mezza Europa, più il mare, insomma, eccetera, è qualche 5 milioni di chilometri quadrati di radia. Allora, qualche chilo ha diviso qualche milione di chilometri quadrati su un metro quadro, già ci fa un milionesimo di kilowatt, o un millesimo di watt. Un millesimo di watt su un chilometro quadro. Su un chilometro quadro, non su un metro quadro. Su un metro quadro quanto ci va? Un metro quadro rispetto a un chilometro quadro è 10 alla meno 6, e quindi ricavatevi la potenza che arriva sulla... Questo è il motivo per cui dovete avere la parabola, perché già su, diciamo, un cerchio di un certo diametro già ce ne va poco. Se prendi un diametro molto piccolo ce ne va molto meno. Allora, quindi voi concentrate il vostro segnale. Però ci sarà un momento in cui il satellite capiterà allineato col sole, sì o no? Sì. Che il sole passa per una certa fascia di posizione nel cielo, fa degli archi, però questi archi poi si alzano e si abbassano, si alzano durante l'estate e si abbassano durante l'inverno, e quindi va a passare in tutta una certa fascia nel cielo.
ci sarà da qualche parte il sole che sarà allineato con qualche satellite. Quando capita questo, mi chiedo, mettiamo che la vostra parabola sia di, anche senza esagerare, 60 cm di diametro, quindi 30 cm di raggio, quindi 3 decimi. Allora, raggio, per, raggio 9 decimetri quadri per pi greco, abbiamo una trentina di decimetri quadri, più o meno. Scarsi, una trentina di decimetri quadri. 30 decimetri quadri sono 0,3 metri quadri. Che potenza ci abbiamo lassù? Su 3, quanta energia il sole irradia su 0,3 metri quadri? Andiamo a livello terrestre, andiamo a 1 kW al metro quadro. Quindi là ci sarà 300 watt. 300 watt quant'è? È la potenza del fornelletto del gas, quello del caffè, più o meno. Quindi insomma, brucia. E perché? Cosa ci sta qua dentro? Nel fuoco della parabola cosa c'è? Come si dice? LNB. Low noise block converter. Cioè lo strumento che riceve questi segnali. Allora, la domanda è: perché quel coso che ha una superficie di plastica, insomma è protetto da una capsula di plastica, perché la capsula di plastica non va fuori? Scusa, cioè la domanda, adesso vi do un suggerimento, perché le onde elettromagnetiche che vengono dal satellite si concentrano e quelle che sono altrettante onde elettromagnetiche che vengono dal sole, no? Perché c'è un frequenza, la frequenza. Allora, la frequenza di quella del satellite corrisponde a una... La frequenza del satellite, che è sui 10 GHz, corrisponde a una lunghezza d'onda di 3 cm. Quindi l'onda che vi arriva dal vostro satellite proprio o meno così, c'è una lunghezza d'onda di 3 cm da cresta a cresta. Ok? Che significa? Che se la mia parabola non ha una rugosità, mettiamo che abbia una... Com'è fatta la parabola? Di plastica, di ferro smaltato in genere. Però diciamo, se non ha dei bozzi da 2 cm, 1 cm, più o meno, se questa rugosità è minima, cioè dell'ordine di un decimo di millimetro, va benissimo, perché vuol dire che sostanzialmente lì la faccia cambia un po' di orientazione, ma quel po' di orientazione che cambia non mi fa niente, perché un raggio andrà qua, l'altro raggio andrà poco distante, più o meno, ma sempre sul ricevitore. Viceversa, la lunghezza d'onda dei raggi visibili, ma non mi ricordo quant'è, ma è comunque molto più piccola. Stiamo parlando di micrometri, qualcosa del genere. Quindi, o comunque di cose molto più piccole di micrometri. Quindi, la più piccola imperfezione della parabola, cioè per esempio una rugosità, prende quelle onde, le vengono rimbalzate in direzioni casuali, cioè vengono diffuse. Quindi le onde che vengono dal satellite vengono concentrate, le onde che vengono i raggi solari vengono diffusi. D'altro canto, come fate a sapere se i raggi solari vengono diffusi o no? Quando non si vede. Se non vedi a specchio, li diffondi. Guarda la superficie di un oggetto. Se quell'oggetto riflette a specchio, non sta diffondendo i raggi, ma li sta riflettendo in una certa precisa direzione. È molto semplice. Lo vedi, se è uno specchio lo vedi. Se la parabola fosse fatta perfettamente a specchio, allora sì, che quando il satellite passa per una certa posizione, vedresti tutti questi LNB andare a fuoco e non sarebbe un'esperienza piacevole. Quindi, ma d'altro canto, quello non ci, cioè voglio dire, è più comodo, cioè io ho bisogno di avere uno sforzo di tecnologia per fare la specchio, quindi diciamo,
naturalmente non succede, insomma, che non c'è nessuna necessità, anzi, sarebbe peggio farlo aspetto. Un'ultima domanda, sempre sulle parabole, anzi non è manco l'ultima. A che vi serve se state camminando per strada una parabola? Vedete una parabola, che sapete? No, poi camminate per strada, senza alcuno strumento tecnologico. Vedete che là ci sta una parabola su un terrazzo. Che cosa? E dove sono puntate le parabole? Sud. Diciamo, dico sud perché è vero che quasi tutte le parabole italiane sono puntate su Hotbird, che sta a 13 gradi est, quindi rispetto a sud devi puntare a 13 gradi est. Ma il nord della bussola, il nord del lago magnetico alla bussola, non sta a nord, sta a 11 gradi di distanza rispetto a nord, quindi quando siamo a quella distanza più o meno indica abbastanza precisamente il sud. È chiaro? Quindi quando vedi una parabola, punta di là, sta, là sta il sud. La parte opposta è il nord. Diciamo, ho dovuto insegnare a mio figlio che sta in quarta elementare perché ancora stanno col muschio. Infatti poi siamo andati in giro per la città, dico, dove sta sto muschio? Prima devi trovare un albero. Poi almeno a Formia gli alberi non ce l'hanno il muschio perché diciamo non fa tanto freddo d'inverno. No, dove fa freddo? Scusami. Allora. Il muscolo sta al nord perché il nord fa freddo e la sbaglia. Ok. Allora. Non è finita. Non è finita. Voi siete ingegneri, volete fare gli ingegneri delle? Delle telecomunicazioni. Si divide dopo il triennio, si divide. Ma anche se siete anche ingegneri informatici non è che vi fa male. Allora, qual è il problema per il quale, diciamo, voi non... Allora, c'è un problema specifico per cui con una parabola, adesso ci sono fatte apposta per servire più utenti, ma se da quella parabola passa un cavo solo, parte un cavo solo, io posso servire solo un utente. Perché? No, non è come l'antenna che fai col partitore e ne servi due, quattro. Questo meccanismo non funziona. Eh? No, no. È un altro motivo. Allora, quali sono le frequenze che serve? Un minimo di telecomunicazione di una vostra favorita. Su che frequenze opera una parabola? Cioè un satellite? Parte dai 9.6 agli 11.6 9.6 9.7 quindi c'ha 2 GHz di banda. È chiaro? Il digitale terrestre da quando andiamo? Da quanto a quanto? A occhio e croce, non è che non voglio essere preciso, andiamo dai 400 MHz agli 800 MHz, quindi ci stanno 400 MHz di banda. Come quanti canali ci vanno sul digitale terrestre? Tre, 400 sì. Allora,
sia per la parabola sia per il digitale terrestre, voi avete delle ogni diciamo diciamo pacchetto di programmi che ci vede tutti insieme si viene da un transponder. Ora qua quanti ce ne vanno? Qua ce ne vanno i canali, però i transponder ce ne vanno molti meno, perché i transponder mi pare che, se mi ricordo bene, siamo a 8 MHz a transponder. Cioè, per esempio, un transponder sta a 11.137, l'altro sta a 11.145. Ok? Poi, quindi 2 GHz fratto 8 MHz quanto fa? 250 transponder. Su un transponder in media ci stanno 8 canali, perciò c'è 2.000 canali. Quindi la banda, una banda per, non è una cosa media, nel senso che abbiamo, quindi la banda media per un canale sarà intorno a 1 MHz. Però stiamo parlando di che canale stiamo parlando? Un canale non in alta risoluzione. Se io vado in alta risoluzione ce ne vuole di più di banda. Allora, prima di tutto stiamo parlando del fatto che in qualche modo ogni comunicazione ha una banda di comunicazione che in qualche modo rappresenta l'informazione che io riesco, devo far passare su quel canale di comunicazione al secondo. Ok? Quindi su un megahertz ci faccio passare tranquillamente qualche megabit al secondo. Qualche megabit al secondo. In realtà poi stiamo parlando del fatto che c'è un meccanismo che è come se fosse in matematica la traslazione, per cui io riesco a dire questo lo faccio oscillare intorno a questa frequenza, questo lo faccio oscillare, quest'altro lo faccio oscillare intorno a quest'altra frequenza. C'è un modo di traslare la frequenza intorno al quale il segnale sta oscillando. Quindi sto traslando le bande, praticamente sto dedicando a ogni comunicazione un suo canale. Il transponder è il canale su cui mando tutto quanto l'informazione che è relativa a un pacchetto di programmi. Perché ne mando più insieme? Perché c'è anche un effetto statistico di compensazione, per cui se qua ho una banda di oscillazione di 8 MHz, quindi quello oscilla attorno a frequenza media più o meno 4 MHz, che cosa mi succede? Mi succede che se io voglio mandare più banda su un canale, più informazione relativa a un canale, do più banda a quel canale e meno la sottraggo agli altri. Prima di tutto c'è un effetto statistico, cioè è difficile che i canali stiano trasmettendo. Quando mi serve più banda? Per esempio? No, non è che mi serve più banda se ho più clienti, mi serve più banda se. Mettiamo sullo stesso canale, quando mi serve più banda? Mettiamo che la definizione sia quella non la posso cambiare, o dico che un canale in alta definizione, vabbè, mi serve più banda e devo riservare un canale 4-8 volte la banda normale, ma quello è un altro discorso. Supponiamo che sono tutti canali a 704x576, come? Quando mi serve? Allora, scusate, mettiamo che stiamo facendo un programma in studio, intervista, due persone stanno lì. O stavo facendo un programma, stavo trasmettendo un evento sportivo. Quando ci serve più banda? Eh? Quando è più trasmesso, no. No, non c'entra niente. Il segnale è sempre lo stesso, cioè tu lo ricevi e più persone guardano quel segnale, cioè ognuno ha il suo pezzo di balcone. O la sua antenna sopra il terrazzo. Ma secondo te ti serve più informazione per codificare due persone che stanno a parlare faccia una all'altra o più informazione per codificare 22 persone che stanno a correre attorno alla palla? Non lo so, hai in dubbio, eh? A seconda. Cioè, quella è un'immagine in movimento. Quindi i frame sono, diciamo, l'immagine cambia molto da un istante all'altro. È chiaro che serve più informazione, no? Allora, che cosa fanno Rai, Sky, Mediaset? Devo trasmettere un evento sportivo.
Cioè, quando Mediaset deve trasmettere partite o Sky deve trasmettere partite, che fa? Sottrae un po' di banda agli altri canali che stanno andando sullo stesso trasponder. Per non avere problemi. Se quella, oltretutto, la gente paga per vedere le partite, se la partita si vede male, cominciano a avere. Ma sai quando telefonate i protesti? Allora, se ci fai caso, tu provi a vedere i canali che vanno sullo stesso trasponder di media, sempre se c'è uno c'ha il digitale terrestre, quando sta la partita, e vedi un attimo che li vedi un pochino, lo vedi che l'immagine è un po' più deteriorata, la vedi a occhio nudo, l'immagine è più deteriorata. Comunque, c'è un altro fenomeno per cui, diciamo, per quanto riguarda il satellite, mentre diciamo io posso avere una sola antenna e servo tutta casa, per quanto riguarda il satellite è la situazione un po' più complicata. Perché? Mettiamo di avere due frequenze limitrofe, 10.936, abbiamo detto 10.945. Allora, per non creare interferenze, se questa è polarizzata in verticale, quest'altra è polarizzata in orizzontale. Inoltre, su un cavo dell'antenna, su un cavo dell'antenna del satellite, più o meno quanta banda ci passa, perché anche lì c'è un limite fisico, per cui più o meno ci passa 1 GHz di banda. E come si fa, visto che qua i GHz sono 2? Allora, nel decoder che avete del satellite ci sta una cosa che comanda la parabola, che comanda non la parabola, l'NB. Dice dammi la banda bassa verticale, bassa orizzontale, alta verticale, alta orizzontale. Sono 4 possibilità. Allora, che succede se io collego lo stesso LNB a due utenti diversi? E uno vuole vedere un canale in bassa verticale, un altro vuole vedere il canale in alta orizzontale. C'è un conflitto. Cioè, comanda solo uno. Uno lo vede e un altro no. Come si può fare a risolvere questo problema? O diciamo dallo stesso LNB hai più cavi per ogni utente indipendenti, quindi come se fossero 4 LNB diversi dentro lo stesso oggetto, oppure quindi siccome quel numero di cavi è più di un tot non puoi fare, se devi servire un condominio cosa fai? Se devi servire un condominio hai 4 cavi, ognuno ti porta una di queste possibilità, diciamo bus verticale, bus orizzontale, alto verticale, alto orizzontale. Le metti dentro a un semplice si chiama multi switch, quindi quello ti connette, l'utente dice tu vuoi vedere in bassa orizzontale, ti connette alla bassa orizzontale e a questo punto puoi servire quanti clienti ti pare. Naturalmente a meno discorsi di perdita di segnale, ma questo è diciamo, poi puoi avere amplificatori di senso, questa è roba più tecnica di telecomunicazione. C'è un problema appunto molto semplice, mentre invece con digitale terrestre la banda su 400 MHz. Adesso, ultima cosa su questo aspetto, dal 2015 cambia il decoder DVB-T2, dal 30 giugno 2015 è obbligatorio il DVB-T2, quindi diciamo ovviamente i canali che sono verranno trasmessi in DVB-T1 li continuate a vedere con DVB-T1. Quelli che verranno trasmessi in DVB-T2 non li vedete se non comprate uno scatolotto e attaccate a TV. È così. Tuttavia quei canali sono in alta definizione, quindi il problema è meno grave del previsto. Perché? Da una parte è una risorsa, perché avere un canale in alta definizione significa che il canale, diciamo quello che sto guardando lo vedo meglio. Ok? Però se attualmente ci vanno 300 abbondanti programmi, abbondanti canali là sopra, se andassi in alta definizione quanti ce ne andrebbero? Ma molto meno anche della metà. Se vuoi arrivare a una definizione come quella che sta diciamo a 4000 punti, altro che metà, molto meno di metà. Quindi i canali diventerebbero 30, 40, 50. E a quel punto ci sarebbe un problema, perché quelli non hanno diciamo
molta parte delle frequenze sta in mano alle TV locali che ovviamente la venderebbero sì, ma a caro prezzo. Quindi diciamo la transizione sarà molto più lunga di un paio d'anni. Metteranno un paio di canali simbolici, giusto per far vedere, e il resto diciamo lo continueranno a far vedere in TV BT1, anche perché la banda si potrebbe recuperare un altro po' di banda l'hanno sprecato un po', cioè non sprecato, se la sono venduta un po' di quei 400 MHz a chi se lo sono venduti? L'hanno venduto alle compagnie telefoniche per i servizi UMTS, perché una compagnia telefonica per i servizi UMTS su 8 MHz hai voglia che ci fa passare di utenti di internet, ce ne fa passare un sacco. Certo, se pure là vuoi scaricare il video comincia diciamo a scendere il numero di utenti che puoi servire, però diciamo per i servizi di telefonia mobile UMTS diciamo alcuni canali, mi pare 63, insomma alcuni dopo il 60, i canali, quelli che erano i canali in HF, se li sono venduti. I canali erano da 21 a 69, guarda giusto 49 canali che per 8 fa esattamente 400, 50 per 8 400 MHz. Che pausa? Manca un quarto d'ora? No, allora niente pausa. Facciamo l'esercizio che dovevamo fare. Se io ho detto pausa per il fatto che se ce la facciamo vado avanti. Sarà una lezione un po' lunga. Allora, torniamo all'esercizio di matematica dal quale siamo partiti. Allora, F' era una parabola. Era una parabola più o meno che fa così. Qua siamo a... Ok. Qua siamo a meno 4. Questo è il grafico di F'. Adesso, mi sapete dire... Secondo voi come è fatto il grafico di F? È così, eh. Allora, fino a questo punto qua, muoviamoci nel dominio, F è definito su tutto R. Fino a questo punto qua, cosa fa F? La derivata è positiva, cresce. Abbiamo detto, ve l'ho detto all'inizio, quando la derivata è positiva la funzione decresce, quando la derivata è negativa la funzione decresce. Adesso, se meno radice di 4 terzi è... sì, è un massimo. Perché, allora, il segno di F'. Allora, qua sta meno radice di 4 terzi, qua sta più radice di 4 terzi, allora, qua ci abbiamo più 0. Allora guardate, segno della derivata più 0 meno, che significa sale, si ferma, scende. Questo è un massimo relativo. Questo locale, perché poi può esserci un altro massimo più altro. Questo scende, si ferma, sale. Se qua ci mettessi che la derivata non esiste, allora la derivata è meno non esiste più, che è quello? Lasciamo stare se è punnagoloso o meno. Cos'è? Ma sembra minimo, eh? Meno non esiste più, scende, non si sa che fa, sale. Però è in un punto. Scende, non si sa la tangente, sale, ma non si sa la tangente, poi potrebbe averne due, una da destra e una da sinistra, punnagoloso. Oppure potrebbe non averla, né da destra né da sinistra, peggio ancora, ma comunque in ogni caso è un minimo. Scende prima, sale dopo, è un minimo. Quindi
Se io ho la situazione segno della derivata meno non esiste più, è un minimo. Non è che ci sta da inventarsi niente. Ok. Qua è più tranquilla la situazione perché, come vedremo, le funzioni, i polinomi sono funzioni C infinite, cioè si possono derivare infinite volte. Infatti questa qui quante volte si può derivare? Ecco. Infatti, la derivata prima fa questa, la derivata seconda fa? 6x, la derivata terza fa? 6, la derivata quarta fa? Allora tanto almeno sono 4, ma poi la derivata quinta quando fa? Ma sempre 0, 0, 0, 0, quindi non è che si deve, può derivare 3 volte, 4 volte, si può derivare infinite volte. Okay. Allora, adesso, quindi sappiamo che quello è un massimo. Se adesso faccio il limite della mia f di x per x che tende a più o meno infinito, quanto fa? Se qua ci mettiamo meno, si scambiano i segni, cioè conta, siccome x va a più infinito conta l'x cubo, x cubo per x che va a più infinito va a più infinito, per x che va a meno infinito va a meno infinito, e mette in evidenza, no, come abbiamo fatto sopra. Quindi qua la mia funzione va a meno infinito, qua la mia funzione va a più infinito. Quando arrivo a questo punto qua abbiamo detto la mia funzione stava salendo, lì c'è un massimo. Quanto vale questo punto? Radice di 1,3 periodico sarà intorno a 1,16, meno 1,16. Se io qua ci metto meno 1,16, qua ci avrò 1,5, occhio e croce. Qua ci avrò meno 4, quasi meno 5, più 4, perché c'è il meno davanti, quindi meno 1,5 più 4 è dispari più 1, sicuramente sto a mia mente nei così, quindi a che croce sarà più 4 e qualche cosa, quindi arriviamo, se questo è meno radice di 4/3, stiamo da queste parti qua. Siamo da queste parti qua, la mia funzione saliva e qua c'è un massimo. Adesso in 0 quanto vale la mia funzione? 1. Adesso il minimo ce l'ha a più radice di 4/3. Allora se qua ci metto 1,16 e qualcosa, un intorno a 1,16, qua mi viene come prima 1,5, qua stavolta mi viene meno 4,6, 4,7, quindi mi viene meno 3,2 circa, più 1 mi viene meno 2,2, quindi qua ci avrò un minimo da queste parti e qua la funzione mi deve risalire verso più infinito. Quante volte ci deve passare 0 la funzione? Esattamente 3 volte. Perché? Qua parto da un punto negativo, qua la funzione stava salendo, è arrivata a questo valore che è sicuramente positivo, poi lo determiniamo un po' così. Per il teorema degli zeri ci passa una volta e una volta sola, perché sta salendo. Se ci passasse 2 volte in questo intervallo, in mezzo per ruolo ci dovrebbe stare un punto dove la derivata fa 0, ma qua la derivata è sempre così. Qui invece la derivata è sempre negativa, scende e ci passa una volta, ci passa tra 0 e questo punto qua, perché a 0 stava ancora sui positivi, e infine da questo valore minimo relativo a diciamo più infinito, salendo ci passa un'altra volta. Adesso se sono diciamo curioso di sapere quale sia l'approssimazione di questi valori, l'approssimazione, ripeto, allora qua mi faccio una stima iniziale e poi uso un metodo di bisezione che è molto naif, oppure il metodo delle tangenti che è un po' più serio, insomma con 2-3 calcoli posso diciamo approssimare, a mano approssimerò probabilmente la prima decimale, se ho un computer con poca fatica posso approssimare anche 3, 4, 6, 10 decimali di queste radici. Quindi fare il grafico di un polinomio di grado 3 non è così difficile. Se dovevo fare di grado 4
Beh, non si fa esattamente così, ma con... Allora, diciamo, mettiamo che quello F era la derivata di qualcosa. Allora, supponiamo che F fosse la derivata di qualcosa, ok? Allora, di F mi sono fatto il grafico così. Allora, questa a sua volta è la derivata di un'altra funzione. Quale funzione? Basta prendere, per esempio, F grande di X uguale un quarto X alla quarta meno 2x alla seconda più x più 3, per esempio. Se fate la derivata di questi, viene questo. Allora, come faccio il grafico di f grande? Una volta che ho fatto il grafico di f piccolo, che è la sua derivata, rifaccio il discorso di prima. La f grande fino a questo punto sale, poi, scusate, fino a questo punto scende, poi da qui a qui sale, poi da qui a qui scende, poi da qui a qui sale, e rifaccio lo stesso discorso. Sarà un po' più lungo, un po' più articolato, ma rifaccio lo stesso ragionamento. Quindi in realtà io posso fare, complicando un po' questo discorso, posso fare i grafici fino a di qualunque polinomio, di grado 3, 4, 5, 10. Naturalmente più il grado è alto, più si allunga il brodo. Naturalmente questo discorso vale solo se io pretendo di localizzare i punti di massimo, minimo, i zeri in modo approssimato. Se pretendo di dare, diciamo, il valore esatto, allora il discorso è diverso. Però diciamo che per quello che si richiede normalmente la situazione è esattamente questa. Va bene.